qui dal Masters of Drive, ragazzi. Perché siamo qui oggi? Oggi, ragazzi, ho trovato qualcosa di speciale. Oggi sono andato, come di consueto, nella mia edicola di fiducia, anzi, la mia fumetteria di fiducia, per andare a ordinare i miei manga giornalieri. Infatti, ho preso Slam Dunk, Dragon Ball e vari altri. E mentre stavo lì girando, mi sono andato un po' a guardare altre cose, che c'erano film e cose del genere, e ho trovato questo bellissimo film. Non ce l'avevo, non l'ho neanche mai visto, sinceramente, ragazzi. Quindi, ragazzi, l'ho recuperato e andiamoci a vedere insieme. Mi ha anche attirato questa etichetta che dice carta esclusiva in omaggio. E anche, recita anche solo nella prima tiratura. Quindi, ragazzi, è una cosa abbastanza limitata. Vediamo di che cosa si tratterà questa carta. Quindi, Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions, DVD video, pagato 7,90, quindi, ragazzi, anche buono come prezzo. Questo qua che ti consente di fare questo codice QR, non so. Comunque sia. Ecco qua, ragazzi, tutte le immagini del film. Abbiamo vecchi amici, nuove sfide, eterni rivali, Kaiba e Yugi. I mostri presenti, anzi le carte presenti in questo film, sì, un po' le conosco perché mi ricordo che all'epoca avevo aperto qualche pacchetto di questa espansione che era dedicata al film. Quindi, ragazzi, il drago occhi blu, abbiamo il blu alternativo, lo conosco, veramente figo. Sono veramente curioso di scoprire che carta c'è all'interno, veramente. Spero che sia una carta anche di un discreto valore, visto che è così limitata. Splasticamento effettuato, andiamo ad aprire. E subito compare l'opuscoletto, veramente bello. Questo qui dovrebbe essere il mago arcano, come si chiama questo qui? Non mi ricordo questo mago come si chiama. Mi sembra che è il mago arcano, oppure il mago scuro. Figo, figo l'opuscoletto con... bello. Addirittura c'è un pacchetto, ragazzi. C'è il pacchetto con la promo. Andiamo a vedere il disco. Dove c'è davanti Yugi e il disco, diciamo, è formato tutto questa trama, diciamo, cibernetica. Anche qua la trama cibernetica si ripete. Molto bello. Andiamo a provare a aprire questo pacchetto veramente speciale. Questo era destinato alla distribuzione del cinema. Obelisk il tormentatore. Ma che cavolo, c'è Obelisk il tormentatore qua dentro. C'è veramente Obelisk il tormentatore. Quindi, ragazzi, mi è andata anche bene. Ho trovato Obelisk, ho trovato la divinità egizia, la divinità bestia. Versione gold. Oh, questo è bello tanto. E credo che avrà anche un discreto valore. Bellissimo. Qua se volete leggere l'effetto, siete curiosi. Veramente bella. Questa sicuramente l'andrò a imbustare, anzi la imbusto subito, aspettate un secondo. Qua sono andato a reperire una bustina, l'ho trovata soltanto verde, però ce la facciamo andare bene. Ecco qua, ragazzi. Obelisk, il tormentatore, bello imbustato. E quindi, ragazzi, questo video veloce può terminare qua. Mi raccomando, lasciate un bel like di supporto se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi naturalmente al canale. Spuntate anche la relativa campanella per non perdervi i futuri video. E dal Masters of the Review è tutto, ci vediamo alla prossima con nuovi fantastici video. Ciao ragazzi, anzi ciao ragazzi. Vado bene, bella spustata. Sì, è una bella carta.